Professione attore è il libro che viene presentato questa mattina qua in Comune a Sansepolcro. Scopriamo di cosa si tratta con Caterina Casini dei Laboratori Permanenti. Allora, Professione attore è un libro dedicato a 11 eccellenze didattiche italiane che hanno ricevuto un contributo da Nuovi Maglie per il proprio lavoro, ed è un progetto che va a raccontare queste 11 eccellenze. Quindi il libro racconta, attraverso la voce di Katia Ippaso, la giornalista che ha fatto il percorso, e le fotografie di Giovanna Mangiù, che è la fotografa che insieme a Katia Ippaso ha fatto un percorso attraverso tutte queste scuole, racconta appunto che tipo di didattica esiste, i punti di vista dei docenti e le varie strade della didattica teatrale in Italia, di queste 11 eccellenze. Andrea Micichè di Nuovi Maglie, quindi un libro che racconta il percorso formativo che hanno fatto i ragazzi di queste 11 scuole. Sì, è un libro che racconta il percorso formativo ed sotto un certo punto di vista è anche un libro che racconta la politica svolta dall'istituto a favore di queste scuole. L'istituto eroga ogni anno dei contributi per la formazione artistica e ha individuato nella scuola qui di Sansepolcro una di queste organizzazioni che meritava il nostro contributo. Il libro di Katia Ippaso effettivamente racconta il percorso formativo di ciascuna di queste scuole. Caterina, una bella soddisfazione per Sansepolcro essere inserita in queste 11 scuole. Certo, noi siamo felicissimi e questo ci impegna ancora di più. Allora, con Katia Ippaso, che è l'autrice di questo libro, abbiamo intrapreso un viaggio per tutta l'Italia, andando a visitare queste realtà che sono state giustamente chiamate eccellenze. È stato un viaggio che è iniziato così, un po' non sapevamo quale sarebbe stata la nostra direzione, cosa avremmo deciso poi di scrivere e fotografare. In realtà il viaggio si è delineato piano piano da solo, e oltre a essere una testimonianza delle realtà didattiche cinematografiche e teatrali italiane, è anche un viaggio, mi piace dire, emozionale, perché abbiamo incontrato tante realtà importanti e che ci hanno trasmesso delle grandi emozioni.